In partenza c'è subito Oder dei Greppi che si avvantaggia contro Bliotav che va a chiedere strada. A contatto rimane Okra che parte bene e si inserisce alla corda. Intanto Bliotav insiste, attacca Oder dei Greppi che si difende. Due in lotta dopo 200 metri esatti, apparigliati, ma insiste Oblio e ottiene strada con un lancio molto svelto, 14-5 dall'esterno della prima fila per superare Oder dei Greppi. Più indietro in terza posizione s'era sotto Okra, ancora Osoppo e gli altri, con Okodaghi in quinta posizione in corda. Comincia la risalita dei cavalli dalla seconda fila, il primo a muovere Onda degli Ulivi, che progredisce dopo 500 metri di gara vicino a Obliotar, che intanto percorre in 48, i primi 600 di gara dopo un primo strappo in 34, ha nettamente tirato i remi in barca. Il battistrada è favorito Obliotar, che ora percorre la retta delle tribune in un tranquillo 16-5. A largo c'è anche One Way e poi Osiri De Witt. Intanto cavalli sulla seconda piegata, sulla terza curva, con Obliotav sempre leader, Onda degli Ulivi all'esterno di Oder dei Greppi, si avvicina il chilometro, completato nell'ordine del 1.21, 16.5 ancora la parziale, si tiene del buono in mano Andrea Baveresi per l'ultimo quarto di gara. E siamo a 450 dalla conclusione, Oblio gradualmente comincia ad accelerare, nessuno però si fa luce. C'è One Way che ora sposta in terza corsia. Numero 13, Oriele De Mag, squalificato. Che allunga decisamente. Oblio ottavo in vantaggio, One Way che si avvicina, poi in calo invece Onda degli Ulivi. Sembra match fra questi due all'ingresso in retta d'arrivo con Oblio ottavo che ha guadagnato comunque una lunghezza del mezzo. One Way non si dà per vinta e insiste a centropista. One Way nel finale passa per vincere nettamente. Il successo per One Way, il secondo è per Obliotav, terzo posto infine per Ortello Park che di spunto alla meglio sugli avversari, 1.18.3, 29.5 a chiudere, corsa tattica che One Way ha risolto con un parziale vertiginoso nel finale per emergere nettissima nei confronti di Obliotav.